l'istante in cui tu guardi lo schermo e l'istante in cui togli l'attenzione dallo schermo passano dei secondi tali per cui se ti passa davanti una persona, hai una macchina davanti, hai un ostacolo improvviso, qualunque cosa, non ce la fai proprio tecnicamente. La guida distratta, ovviamente anche a causa degli smartphone, rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali anche nel territorio aretino, assieme alla velocità troppo elevata e alla mancata precedenza. Nel 2016, secondo il rapporto Istat, sono stati 1.100 gli incidenti stradali nella provincia di Arezzo, più 1,1 rispetto al 2015, che hanno causato la morte di 28 persone e il ferimento di altre 1.536. Nei primi 10 mesi del 2017, invece, già salito a 27, il triste bilancio delle vittime stradali. Ed erano 23 nel 2015 e 30 nel 2014, quindi diciamo che l'equilibrio è attorno alle stesse cifre. Sono dati importanti, dati molto pesanti, che vedono anche una importante presenza all'interno dell'area urbana, quindi l'incidente urbano ha un peso importante anche nell'ambito delle morti, oltre che dei feriti. Le strade urbane contano il maggior numero di incidenti, oltre 700 solamente nel 2016, ma anche il maggior numero di vittime, ben 13, e feriti, 1000 persone. E questo è il passaggio di percepire la bassa velocità spesso e volentieri come di reato non mi succede niente, invece no, è proprio sulla bassa velocità che posso prendere una persona e ucciderla, perché a 50 km orari o anche meno io posso uccidere, non è che esiste una velocità alla quale io non uccido, questo è il concetto. Questi sono punti sui quali lavorare, sensibilizzare. Ma la provincia di Arezzo ha anche un triste primato, ossia quello relativo al tasso di mortalità, ovvero il rapporto percentuale tra il numero di morti e il complesso degli incidenti. Arezzo con 2,5 è la seconda in Toscana, dietro unicamente a Grosseto con 3,1. Ci deve fare un appello a tutti i soggetti in campo affinché lo stato delle strade sia sempre perfetto e contestualmente l'insegnamento di questi precetti a tutti.